In quest'anno che processi di evoluzione, di sviluppo ci sono stati? Molti, perché è stato il primo anno. Abbiamo festeggiato il primo anniversario il 16 luglio di quest'anno. Abbiamo stravolto la vecchia Transmediterranea che abbiamo acquistato appunto a luglio dell'anno scorso, e soprattutto da un punto di vista organizzativo. Abbiamo ricostituito una squadra di giovani manager che sta lavorando molto bene, abbiamo rimesso a posto tutta la flotta che era in condizioni, insomma, avevano bisogno di un refreshment, abbiamo installato scrubber su 4 delle 5 navi e insomma bene, tant'è vero che poi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere aumentato di molto il traffico passeggeri quest'estate. Ecco, sono state aperte anche nuove linee? Merci, abbiamo appena inaugurato in sinergia con Grimaldi e Euromed la nuova linea con le due Eco da Salerno a Sagunto. La novità è che passano da Palma e quindi carichiamo da Palma a Sagunto questa nuova linea merci che sta avendo un grosso risultato. Progetti immediati per il futuro? Continuare a migliorare, a continuare a essere più efficienti, continuare a consolidare quello che abbiamo fatto quest'anno.